È stata inaugurata la seconda edizione di Sport Days, promossa da CONI Servizi e Rimini Fiera. Mino Farolfi. Alle medaglie d'oro e d'argento di Londra, Jessica Rossi e Massimo Fabrizi, assieme ad Oscar De Pellegrin, portabandiera alle Paralimpiadi, l'onore di aprire l'edizione 2012 di Sport Days, che fino a domenica impegnerà i padiglioni della Fiera di Rimini. Dopo il successo nell'esordio dello scorso anno, la manifestazione voluta dal CONI e dalla Fiera, presieduta da Lorenzo Cagnoni, si arricchisce di un settore dedicato all'impiantistica sportiva e della partecipazione di imprenditori specializzati in vacanze dedicate all'attività motoria. Ma grandi protagonisti restano le federazioni sportive e gli enti di promozione, veri motori dello sport italiano. All'inaugurazione è intervenuto anche il segretario generale del CONI, Raffaele Pagnozzi, e Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Ragguardevole l'apporto all'iniziativa da parte dello sport emiliano-romagnolo, sempre pronto anche a sviluppare le nuove discipline. Credo che sia un momento importante perché consentirà a tanti visitatori di vedere le dimensioni effettive del movimento sportivo, non solo romagnolo, emiliano-romagnolo, ma il movimento sportivo nazionale. E poi è un'opportunità di incontro in un momento un po' particolare. Dovremo cominciare a costruire quella che sarà l'organizzazione sportiva del futuro. Esibizioni, tornei, possibilità di provare nuovi attrezzi, questo è Sport Days, ma anche convegni e incontri come quello tra CONI e associazioni degli enti locali che nell'occasione hanno siglato un nuovo atto d'intesa per lo sviluppo dello sport sul territorio. E da 100 anni, racconta lo sport,